si chiamava Filippetto ed era un fascista, però evidentemente non era un fascista convinto, ed è riuscito a barcamenarsi con questo tipo di cose che c'era sul fascismo, cioè il fatto che si doveva consegnare le bandiere a Roma, che non si potessero fare attività politiche, queste cose qui, e con il fatto che qui comunque si sapeva che esisteva degli operai di sinistra, socialisti, però diciamo ritorsioni non ce ne sono state, ecco, proprio perché lui è riuscito a garantire questa transazione così amichevole praticamente fra evidentemente i capi partito fascisti qui del posto e lui che era comunque un fascista magari non convinto. E infatti non è decaduto dopo il 45, è rimasto ancora parecchi anni presidente di questa cooperativa. Evidentemente i soci hanno gradito questo suo diciamo il fatto di poter continuare a fare le stesse cose, o comunque sempre naturalmente non proprio la luce del sole, però semi nascosta,